Signore e signori, buonasera e benvenuti a questo evento meraviglioso, la scopertura, l'inaugurazione del murales dedicato al grande Totò Chiappetta. Allora, prima di scoprire l'opera vorrei vicino a me Federico Morabito, promotore, realizzatore di questa opera. Allestatosi consigliere, assessore, io sono fuori dalle dinamiche del comune, quindi l'assessore Alessandro De Rose e l'autore dell'opera Matteo Zenardi. Brevemente due parole a testa su questa iniziativa, questa opera oserei dire meritoria. Quindi partirei da Federico Morabito, che è stato promotore nonché realizzatore, e chi lo ha cacciato la pila, insomma, per capirci. Matteo, allora, innanzitutto è stata dura, mi dicevi ieri, realizzarla perché problemi fra la pandemia e autorizzazioni varie. Finalmente ci siamo arrivati, ma soprattutto io vorrei che tu spiegassi il perché, secondo me giustamente, hai voluto realizzare questo. Il perché penso che sia naturale dirlo. È un piccolo tributo a un personaggio che ha fatto grande potenza. Uno dei pochi artisti che veramente rappresenta con la cosentinità. Aveva un cuore grande, io ho avuto la fortuna e il piacere di conoscerlo in più di un'occasione, e ha dimostrato veramente che, oltre ad essere un grande artista, era un grandissimo artista. Grazie Federico. Alessandra De Rosi, assessore, è stata quella più vicina a Federico in tutto questo periodo, che alla fine è più di un anno è durato. Federico, piccola nota polemica, direi l'unica, hai ragione, l'unica, e chiederei al Federico se ti sposti un po', se noi la stampa non vede bene. Allora, Alessandro, io ti do del tu perché non mi viene da ti vedere, va bene, la tua carica istituzionale, dovrei, ma un nulla in cima, ma siamo parenti. Dicevo, dove sono state ovviamente le difficoltà, al di là dell'aspetto della pandemia, nel realizzare quest'opera. Innanzitutto buonasera a tutti e un grazie di cuore da parte ovviamente di tutta l'amministrazione comunale, il sindaco in primis, a Federico Morabito e a Matteo, e un pensiero particolare alla famiglia di Totò Chiappetta. Mi piace ricordare le parole del sindaco quando ha saputo della scomparsa qualche anno fa di Totò. Dice: vanno via sempre migliori, che non è una frase fatta, ma è una frase verissima, mai come in questa occasione, perché Totò, come ha detto prima Federico, è un uomo buono, mi mandano i bacini, ecco Max Quartieri che manda i bacini. Era un uomo buono, un artista a 360 gradi. Ha fatto tantissimi lavori, poeta, cabarettista, di tutto e di più, e ha dato lustro alla città di Cosenza, ma non solo, anche oltre Cosenza era conosciuto. E aveva qualcosa che era vicino anche alla mia indole, al mio cuore, perché aveva questa grande predisposizione verso i più bisognosi, i più poveri, e aveva fatto delle opere importanti anche nel carcere, e una scuola di teatro addirittura, è stato il primo, dice Mariano, nel carcere. E quindi la città di Cosenza ringrazia Federico, ringrazia Matteo, ringrazia la famiglia per questo ennesimo tributo bellissimo di uno dei personaggi che ha dato lustro alla città di Cosenza e non solo. Quindi grazie Federico di cuore. E non è vero che sono stata l'unica, per stati vicino, perché poi in fondo devo fare una menzione, anche Giovanni Cittadone mi ha dato una mano. Non solo, e qua presente è lì Giovanni. La vista Giovanni. Allora, grazie ad Alessandro De Rose. Ultime due parole, ovviamente ringrazio anch'io, ma essendo che mi sento parte della famiglia, come se vi salutassi tutti i giorni, quindi sono presenti la sorella Anna, la moglie Patricia, il fratello Ciccio, che Totò amava presentare, vi presento a Fatima Ciccio, è vero,
e poi ovviamente c'è Gigino che sentiremo dopo. Chiedo a Matteo Zenardi che cosa hai voluto mettere dell'arte di Totonno nel murales. Innanzitutto buonasera a tutti. Io ho cercato, riprendendo una foto del mitico Totonno Chiappetta, di rappresentarlo in una sua espressività, che era quella gioiosa, sempre ironica ma al tempo stesso molto sottile e unica, perché non ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente, però da tutta la documentazione che ho fatto per vedere il personaggio che era, ma questa documentazione era stata antecedente al murale. Per me è stato un onore veramente grandissimo poterlo rappresentare, spero di esserlo riuscito a fare in quello che è la sua espressività. Ovviamente questo sarete voi a dirlo, spero che comprenderete il murales per quello che è. Giusto un applauso a Matteo Zenardi, ringrazio Alessandro Di Rose, ringrazio Federico Larrabito, ringrazio Matteo Zenardi e possiamo procedere alla scopertura del murales dedicato a Totonno Chiappetta. Potente, la tecnologia ci mette a disposizione, vero? Allora, io direi che è stata colta una delle più belle espressioni di Totonno, ma soprattutto questa foto è Gigi, correggimi se sbaglio, faceva parte di una, che era la locandina di uno spettacolo di Totonno, giusto? Quelle comparte delle nuove pesanti, ricordavo bene. Volevo spiegare che questi puntini che vediamo qui sono delle luci, casualità facendo in stato in acquello fattuto, picciolo, è una cosa bellissima, io l'ho vista in sotto il telefono su un video che mi ha fatto vedere Federico, lo voglio distruggere un'altra cosa a Matteo e a Federico perché veramente io vado a braccio e quindi un grazie mura in aggiunta al murales che abbiamo testé, come quelli che parlano bene, testé scoperto, si aggiunge questa bellissima panchina che ho piccolo dedica a tutti gli innamorati. Innamorati, il cuore è rosso ma è sempre più blu vicino, nonostante Guarasci. Mio fratellino di palco, che adesso è mio Antonio Filippelli. Una coppia di sposini che andò a abitare a Corolemaca, loro che cupugnavano tutti gli uomini, non so se i signori più colti sanno cosa vuol dire cupugnare, sicuramente deriva dal latino cupunium. Ma un signore non mi creda che è latino, cupunium, come no, cupunium, cioè quando tu declami il verbo cupunium senti botte, arriti pav, diciamo che cupunium, allora mentre uno recita gli sciocchi e gli scostumati, anche perché abbiamo Totonno alle spalle, per cortesia, almeno oggi, Ciccio, per cortesia. Allora stavo dicendo, nonostante questi due sposini cupuniavano dalla mattina alla sera, non riuscivano ad avere dei figli, ma un giorno clamorosamente una luce divina entrò dalla finestra e bagnò, questa luce bagnò i due corpi nel mentre del cupuniamento. E che cazzo ride?
mentre codesti corpi cupugnavano e si intrecciavano di loro, magicamente, finalmente, dopo 3 anni, nacquero dei bambini, non uno, due, ma certi gemellini belli con gli occhi azzurri, i capelli dorati, ma si vede le labbra rosse, la pelle di porcellana, ma che riguardo si vede come erano belli. E allora la mamma tutta contenta aveva sparso la sua gioia per tutto il paese, caro, lei era in festa ogni giorno dell'anno per via di questi bellissimi bambini, ma dopo nove mesi la signora si accorse che uno dei due, un barrato, era muto, ma proprio muto e sordo, era un moto sordo, non so come si dice in italiano, il signore mio, era moto sordo, non parlava, ma non spiccicava neanche, manco un guè, faceva niente, muto totale. Allora la mamma tutta disperata, non è possibile, come facciamo, uno parla e l'altro no, non è giusto, deve ballare, se balla uno balla pure l'altro, se no non ci sto, io voto tutti due a rieti, ma fa il culo, ma per chi, scusa, ma lo tratteremo come l'altro, ma ci sono dei match e la lista, la lingua dei segni, io non ho capito perché ne fa tutto su casino, Dani, deve parlare, se no un parrucchio manco io. Allora una serata di gennaio, che a Carolei c'erano meno 23 gradi e granniniava e ruviendo cantava fuori, ne capiscava, cantava ruviendo, ma una cosa tremenda, granni, neve, questa signora ammolica su quaggiarietto dentro la coperta di lana e parta, un marito da sopra un barcone come in quelle scene dei grandi film, si sparge, fa... ma che cazzo, ma che ci sono meno 23 gradi, no! Io parto, io vado a Lourdes, la signora che ha fatto francese alle scuole medie, forse il professore non ce l'ha mai avuto, io vado a Lourdes perché mio figlio deve parlare, voglio il miracolo, io vado a Lourdes e parto. Arrivata a Lourdes, nella piazza di solito gremita di fedeli, che non c'era nessuno, perché a Lourdes c'erano meno 32 gradi, vaffanculo, c'era la neve come era, sì, la copriva tutti i bastoncini, come un colore di giallo nero, come so, che i bastoncini giallo tutti copriva, ma c'era la neve incredibile. Allora arriva là questo quadrariedro in una tormenta di neve, trova appoggiato alla colonna commiendo un cosentino trapiantato a Lourdes, tale Gigino Pormunite, ma per chi pormonite, perché era lì a meno 32 gradi con una camiseggia come la tignio mo, porchio sbottonata, capizza d'oro e manica basate, e se ne stava là con una sigaretteggia poggiato, ma per vi far capire il personaggio Gigino Pormonite, una volta il comune di Cosenza gli diede in affido il trasporto dei bambini con il pulmanino scolastico. Allora una sera, dopo che aveva accompagnato a tutti quanti, arriva all'ultima casa facendo un quaggiarieggio, la mamma fa: ma Gigi, ma questo non è il mio figlio, signor, che è rimasto solo questo? Non fa capire un personaggio, lui era là, che si fumava la sigaretteggia appoggiata alla colonna, la signora mi dice, oh, mi aiuti, signor, che è successo? Super bene, mamma, che avete fatto? Che succede? Pure di parlare. Che avete fatto? No, io veramente vorrei il miracolo perché mio figlio non parla, è muto. Signor, è facile. La vasca di mutecchina. Ma come la vasca, scusate, fa freddo. Signor, se non volete mente con le nuvole della vasca, se non volete in bonne, rimane a moto per fregare. O dovete in bonne nella vasca, no? E va buono che si spogliano qua giarietto tutto con nuovo piglia di un brazzoggio. Come sta per calato in già vasca, qua giarietto tocca un mignolino piccolo dopo pedare all'acqua, come può tocca qua giarietto, culo mamma! La signora fa, miracolo, è avvenuto il miracolo, mi ha ragione, ma si scrive così, ne fa, miracolo è viva, miracolo, ha parlato, subito piglia il cellulare e chiamare un marito alla casa, oh, Gigi, un po' capì che è successo, ha parlato, miracolo, come lei imbusa, sì, e che ti ha detto? Ma se stanno chi mi ha detto, ma trovando chi mi ha detto, ma quante cazzo ti devi darmi? Ha parlato, capisci il miracolo che ha passato, ma di chi ti ha detto però? Ma lascia stare, ma ha parlato, capisci? Ma perché non giuisci pure tu con me? Ha parlato, ma di chi ti ha detto? Vabbè,
ma ha detto una cosa scostumatica, sicuramente ha sentito di attie quando su qualche le partite, quando deve dire che le partite. Sì, che ha detto? Ha detto con la mamma e ha fatto buono comuto alla stata da casa. Felici soprattutto. Mi auguro che lo sia anche lui da qualche parte. Niente, io volevo dedicare anche questo un pezzettino di questa meravigliosa inaugurazione a un amico che oggi sarebbe dovuto esserci, che mi ha chiamato la sera di Capodanno appunto per chiedermi quando sarebbe stata, eravamo in piena pandemia. Si chiamava Pino Cacozza, che purtroppo non c'è più. Ci ha lasciato improvvisamente 2 mesi dopo, quindi voglio dedicare a lui anche un pezzettino di questa meravigliosa giornata, visto che sarebbe voluto essere presente tantissimo. Io vi ringrazio davvero, non ho parole, sono molto emozionato. Scusate. Grazie. Ne approfitto per ringraziare, o meglio, salutare chi con Federico Morabito di Obicolor, è stato lui colui che ha voluto portare avanti questa. Io purtroppo forse dall'emozione poi, però Federico veramente si merita un grande applauso. Della città, che appunto meritano un omaggio del genere. Grazie Federico, grazie a Vitolo. Allora ricordiamo, visto che l'hai fatto tu, ricordiamo le altre due grandi opere che ha fatto fino ad oggi Federico. Una è il murale dedicato ad un'altra grande icona dello spettacolo e della cultura cosentina, che era Mario Gualtieri. C'è Max che si sta abbracciando la signora mia, ma un amico, ma scherzo, è un fratello amico ovviamente anche lui. E il nuovo murales che è nella curva Bergamini, dedicato appunto a Donato Bergamini. Detto ciò, siccome abbiamo detto che non dobbiamo chiuderla in lacrime, a me mi viene in mente, andò o con te tu con due una cosetta velocissima, una cosa veloce. Antonio Filippelli. Allora, un'altra molto famosa di Totò è quella dell'annuncio sul giornale, ti ricordi? La signora di 62-63 anni che quando era giovane riceveva da tutti cioccolatini, fiori, serenate, benedica, dava, chi ne dava, chi ne promettia, arrivata a questa età purtroppo nessuno più andava cercando. Allora dice, basti ancora ma siento, metto un annuncio su un giornale, voglio vedere chi viene alla porta mia. E fa scrivere testuali parole sul quotidiano, cerco l'uomo che non sia manesco, che non mi abbandoni e che, visto che me le sceglie, che sia dotato sessualmente, se no chi pena fa, chi giocama le carte, onestamente. Dopo una quindicina di giorni sento a bussare, parrapa, c'era uno poggiato sopra una seggia, senza braccia e senza gambe. Un muzzone praticamente, adesso quando guardi i muzzoni per far parte del caminetto, un muzzone. E ti prega, signore, veramente io sono qui per quell'annuncio sul giornale. Chi sa spruffarli, scusami, non vorrei essere maleducata, ma lei non so se si è visto, lei non ha le braccia, scusa. E così non potrò essere manesco, signore. E come cazzo venegno, con un momento, signore. Sì, ma lei mi scusi, ma cioè, lei non ha nemmeno le gambe, cioè. E così non la potrò abbandonare, è refugio, signore. Mi ci avete portato voi per un barcone, se no cade mai, cioè non è che. Sì, però mi permetta che io sopra sul terzo punto c'è, mi sono proprio i caratteri cubitanei, hai capito? Proprio grossi ce li ho messi. Cioè, devi essere dotato sessualmente. Signor, secondo voi un campanietto come l'hai suonato? Grazie!